Buongiorno Davide, oggi JavaScript e partiamo con la presentazione di Oven, cioè la società, la compagnia dietro allo sviluppo di Bun, Bun.js, sapete il runtime JavaScript lanciato qualche settimana fa dal buon Jared Sumner, che punta tutto, punta quantomeno la comunicazione, l'accento sulle performance, sulla velocità estrema, anche in maniera un pochino eccessiva delle volte. Comunque, lo stesso Oven punta molto l'accento sulla sua velocità, perché proprio parla di servizi di serverless hosting e di continuous integration per il backend basati naturalmente su Bun.js, che saranno incredibly fast. Supporterà poi Next.js, Vite, SvelteKit, eccetera. E si parla naturalmente del fondo di investimento che ha permesso la creazione di questa compagnia, fondo di Kleiner Perkins, che con 7 milioni ha contribuito al lancio di Oven. Naturalmente chi mastica l'inglese capirà il gioco di parole tra Oven e Bun. La cosa che ha fatto un pochino storcere il naso a molti, me compreso, è che nell'annuncio di questo, del lancio di questa società, si parla anche naturalmente dell'hiring, e in uno dei tweet si fa riferimento a un possibile, anzi un sicuro periodo di crunch esteso almeno ai primi 9 mesi, in cui chi avesse necessità o volontà di mantenere un work-life balance che prediliga la parte life farà meglio a non applicare per questo lavoro. Naturalmente le critiche sono piovute, ma sono piovuti anche i sostenitori e i difensori di questa pratica, che trovo realmente abbastanza imbarazzante. Però ne ho già parlato, ho scritto un post, probabilmente ne parlerò ancora in futuro, quindi non mi soffermo oltre, lascio soltanto un po' di spunti per ragionare su questa roba. E siccome vogliamo parlare ancora e sempre di JavaScript oggi, qualche giorno fa in realtà si parlava dell'annuncio di Deno, dell'arrivo di nuove feature che in parte vanno anche dal lato delle performance, un po' introducono nuove funzionalità. Ebbene, quelle feature sarebbero arrivate a breve, e quel breve è oggi, perché è proprio notizia di oggi dell'uscita di Deno versione 1.25, che include quelle feature promesse, quindi il supporto ai pacchetti NPM, nuove funzionalità per gli improvement alla startup time e alle performance. Include anche un nuovo HTTP server, che naturalmente è incredibly fast. Si parla proprio della in toni appoliani di un X volte più veloce degli altri server. E poi c'è anche un nuovo comando Deno init per fare la startup di un progetto Deno. Quindi gli annunci parlavano di Summer, ed effettivamente Summer è stata. Deno.1.25 è qui e potete andare a scaricarlo e testarlo proprio dal sito ufficiale. In chiusura, sempre perché si parla di JavaScript, parliamo anche di conferenze. Sapete che una delle conferenze più grandi d'Italia, del mondo, probabilmente dell'universo, è AngularJS, che organizzata dal GRUSP si tiene a Verona e torna finalmente in presenza quest'anno, sarà il 7 ottobre a Verona. E indovinate tra la lineup degli ottimi speaker di AngularJS chi ci sarà? Questo faccione qui, quindi chi è interessato ci vediamo a Verona il 7 ottobre, chi non ha ancora preso i biglietti può andare sul sito del GRUSP o sul sito di Angular Day a accattarsi questi biglietti, chi vuole il mio codice sconto probabilmente lo metterò in descrizione da qualche parte, e comunque se lo può trovare per avere uno sconticino sul biglietto, e chi invece non ci sarà, pazienza, ci vediamo settimana prossima, ciao!